sempre saputo che sarebbe tornato il mio momento. Cioè, che sarebbe tornato il rock, voglio dire. In Italia il rock non è mai morto. C'era anch'io a Milano quando stava per cominciare un certo Celentano. Poi c'era quello che adesso fa politica, come si chiama? Finisce per R. Berlinguer. No, ma che Berlinguer, Gaber. Andava forte. Poi c'era Ricky la Monaca, Ricky Gianco. Tutti grandi amici, grandi artisti. C'era anch'io. Adesso tocca a me, sta per tornare il mio momento. Non ne sembrava, come dire, un ritorno indietro? Ma che, loro si divertono molto quando gli diamo un'organizzazione. Poi vedi, adesso ci faranno molta pubblicità con questa camminata fantasy. C'è grande richiesta, vedrai che è successo. Oh, crede. Sì, perché il rock ormai, il rock, sì, il rock. Se mi arrabbio, ritmo, corti, spacco, puta. Che ci faresti un incontro ravvicinato? Di quarto tipo ce lo farei, sì. E anch'io. Come mai te non fai la sfilata fantasy insieme agli altri? Che vuol dire? A me non mi va di fare queste cose qui. A me mi piace di fare le gare, non queste stronzate. Guarda ragazzo, qui si fa quello che dico io, va bene? Senti, quello che facciamo qua mi fa venire in mente una cosa sola. E ora la vado a fare subito. Sonia! Senti, Sonia. Oh, Musabbi, scandò tu vai. Ornella, diglielo al tuo fidanzato che non si fa così. Mentre noi si lavorava, deve essere andata a fare una trombata con quella scemerella. Capirai che conquista, la chiamano porta aperta per chi porta. Un giorno o l'altro qualcuna di noi casca in terra. Ornella, ma Rodolfo è sparito. Che ne so io? Oh, siete già qui. Molinari, dov'è Molinari? Glielo faccio vedere io. Ornella, ma che fai, piangi? No. Ma dai, su, l'ho fatto per far arrabbiare Molinari. E non potevi farlo con me? Ma no, con te non contava. Ah, con me non contava, eh. Dai, su, non l'ho fatta neanche tutta, metà, meno di metà, pochissima. È la tua specialità, tu non fai mai niente, figlio. Via, via, su. Trovi sempre il modo di interrompere tutto. Possibile che per te non ci sia niente che ne valga la pena. E invece c'è qualcosa che mi interessa. Però nessuno mi deve dire cosa devo fare, dove e quando ballare. Perché ballare è l'unico momento in cui mi sento libero. E allora sentiti libero anche per quanto riguarda me. Ornella. Via, negli spogliatoi femminili non si entra. Fuori. Almeno date i miei vestiti. Andiamo a ballare. Con te non ci ballo. Ornella, se non ballo con te, non ballo con nessuno. E se non ballo vado via. Guarda che se tu te ne vai, il mio locale sta in piedi lo stesso, sai. E poi a me danno particolarmente fastidio i tipi che fanno i gradassi con le signore. Senti, Ornella, facciamo una bella cosa. Oggi è andata come andata. Ora vieni con me che ti accompagno a casa. No. Diciamo che la signorina sta con me. Come la mettiamo? Stai con lui? Sì, sto con lui. Vabbè, allora addio. Ed ora l'ultima novità del nostro Cicco Molinari, il Fantasy Rock. Un rock dove l'imperativo è uno solo. Fantasia! Wow! Maluba. Abam. Ma questo che è, inglese o africano? Non lo so, forse magari è francese, va a sapere. Ma questo che è tutti i frutti, ma che frutto è babaluba? Boh. No, fermo. Che? Guarda, questo doveva essere Elvis Presley. Questo me lo metto io.
Oh, questa doveva essere della mignotta ripetizione. Apri e chiudi. E allora questo? Questo come minimo ha vinto la lotteria di Capodanno. Guarda che culo. Ma tu guarda, ora mi sta venendo anche la tosse. Io questo lavoro lo devo lasciare, ho bisogno d'aria pura, altro che di polvere. E dai che tra 5 minuti abbiamo finito. Ah, meno male, un altro minuto e scoppiavo. Oh, se si può parlare a livello sindacale, stasera c'è da fare 2 ore di straordinario, eh? E non battiamo la fiacca, sennò se ne fa anche di più. Sempre parlando a livello sindacale. Caro signor Ventriglia, io a livello sindacale ho già mangiato abbastanza polvere e quindi me ne vado. Però se tu vai via ora, qui dentro tu non ci metti più piede. Ah, lei è uno che capisce la cosa al volo, eh? Dai, su, cammina, vieni. No, Marodò. Non hai mangiato abbastanza polvere? Dai, non fa. Vabbè, io me ne vado, ciao. Mannaggia la miseria. Ma no, se tu vai via anche te, tu aiuto. Mi dispiace, sor Ventri, ma è un po' matto. Andate, andate! Intanto che la giacca tu la devi pagare, va bene? E si vedrà quello che voi sapete fare. Voglia di lavorare saltando addosso, ma fammi lavorare meno che posso, eh? Voi siete due vagabondi, voi siete! Voi cercate il lavoro e poi vi pregate Dio di non trovarlo! Oh, Ventriglia, tu sei più stronzo di tutta la tua famiglia! Vagabondi tutte e due! Aspetta un momento. Ehi là! Oh! Siamo amici, eh? A vederti così sembri uno che ci piglia. Ah, che sei venuto a fare? Lo sai che quando mi alleno se c'è gente mi rompe i coglioni. Senti, Rondinella, io devo chiederti un grosso favore. Se stai parlando di mia sorella, stai perdendo fiato. 1, 2 e 3. Quelli sono affari vostri, non miei. Sì, vabbè... Però te potresti... Senti, scordatelo. Dopo quello che le hai fatto, mia sorella non vuole più sentire parlare di te, chiaro? Ma te sei suo fratello, a te dà ascolto. Ah, ma allora non la conosci, quella non ascolta nessuno. A un uomo in corsa te lo pigli. Mica stanno fermi come questi bischeri delle sagome. 4 centri su 6. Ha voglia uno a scappare, sta sicuro che prima o poi lo becco. Bravo. Ma io tanto un'altra ballerina, dove la trovo? E lo domandi a me. E che cavolo ne so io. Cercatela da solo. E poi, ragazzo, ti do un consiglio. Con le donne, usa la maniera forte, eh? Dammi retta, Rodò, è inutile che vai così forte. Tanto quella ti manda a fanculo. A chi? A me? Ma vedrai che stavolta mi sta a sentire. Con le buone o con le cattive? Anzi, guarda, con le cattive. Perché l'ho proprio retta al suo fratello. Ora appena arrivo lì, se risponde male, un nocchino. Se ancora risponde male, un altro nocchino. La terza volta, un terzo nocchino. Oh, abbiamo fatto a tempo. E che ragazze che escono. Tu aspetta qui e guarda. Senti, bambina, sta attenta ora e fa per bene, perché sono anche arrabbiato e mi prudono le mani. E a me mi prude la borsa. È uno. Ornella, per favore, vuoi parlare per bene da persone civili? E due. Senti, è una proposta di lavoro quella che voglio farti, va bene? Fra una settimana ci saranno i campionati regionali. E tre, e avemmo finito. Certo che con le donne la maniera forte è sempre la meglio. Marina, sai mica dove è andato tuo fratello? Sono 8:30, ancora non è arrivato. Boh, vedrai che si è trattenuto in fabbrica. Sento che è successo qualcosa di buono. Ah, sì? Forse l'hanno promosso negli uffici. Eccolo, eccolo, questo è lui. Ciao a tutti. Ciao. Zia Teresa, si sentiva una cosa prima... E allora? Non ne bevi più di questa? No. Zia Teresa, ecco, si sentiva che t'hanno passato nell'ufficio. È brava zia Teresa. Mai indovinasse una volta. Oh, che vuoi tu dire? Che m'hanno licenziato. Ma insomma, la volete piantare di guardarmi a questo modo?
E che è colpa mia se tutta la polvere di stracci mi faceva male? Già, e ora un altro lavoro, chi ce lo dà? Perché ce lo dà? Me lo dà. Sono io che vado a lavorare qua dentro. E lei, per esempio, non potrebbe darsi da fare. Lei studia. Tu non hai voluto più continuare. Erano tutte stupidaggini per te. Non ti rimane che tornare dallo zio, sperando che lo riprendano alla Derat. Ah, no. Io coi topi ho chiuso. Io in quelle cantine luride non ci voglio tornare. Ma ti pagavano bene, gli era un lavoro dignitoso. Altro che il ballerino di belle speranze. E lo chiami pure dignitoso. Sempre mezza veleni. Veleni o polvere e tu c'ha sempre una scusa pronta. Tanto è inutile insistere. Quello non ha voglia di far niente. Ma pensa a studiare, te. Ah, ecco, è così che studi, eh? Dammelo! Rodolfo, dammelo! Il conte di Ambrosis, reso folle dalla rivelazione, scosse più volte fortemente il pazzo. Ma che sono ste parolacce? A mi tempo si dicevano. Dammelo! Ma il folle si vincolò e fuggì. Intanto il fattore disse, vado a prendere il mulo. E dagli con codesto culo. Lo attaccò al carretto e salì a cassetta. Dà il giornaletto a tua sorella, avanti, avanti. Tieni, madamicella Cretinetti. Con questi giornaletti qui ti viene un cervelletto così da premio stronza, bella. Tu sei sempre il solito villano! Ma. Ecco, tu sei contento, ora l'ha fatta piangere. Ma quella c'ha le lacrime in tasca. Quando il tuo babbo lavorava alla Derat, pascia all'anima sua, beveva tanto di vellate che il veleno se lo poteva anche mangiare. E a me il latte mi fa male. Ma che male, male. Sì, è vero, gli fa male, fin da piccino. In questa casa non posso dir nulla e mi si dà sempre torto. E si sa che il latte fa bene. A me mi fa venire la sciolta. Ma è vero, ha preso da me. Anche a me mi ha sempre fatto star male. Ma non sarei mica ancora arrabbiata. Dai, scherzavo. Sei proprio una permalosa. Ma è possibile che te la prendi subito così? Sì, perché ce l'avete tutti con me, ecco. Ma io che credevo che ce l'avessero tutti con me. Dai, visto che t'è passata. Su, andiamo a ballare. Sul serio? Sì, in palestra. Ci prepariamo, ci alleniamo, così poi se c'è qualche gara la facciamo. Ma sai, Rodolfo, che non sono portata per le gare. Ma ti guido come io. Come salti così alti, poi? Ma non ti fidi di me? Ma certo. E allora, lo sai come si dice? Se ci sa la guida buona, balla pure Paperona. Ancora, prova ancora, coraggio. Avanti, forza. Fa vedere la presa. Bravo, bravo. Ok, ok. Ah, oh, è arrivato anche questo. Ragazzi, basta per questa sera. A casa, eh? Mi raccomando, domani la puntualità. Ma guarda chi si rivede. Adesso che senti puzza di gare, ti vieni ad allenare? Perché? Che male c'è? No, solo quando ti mando a fare gli spettacoli, li devi fare. Ah, e non combinare casini. Così l'impresario neanche ti ha visto. E io ti levo i punti. I ballerini sono come i pugili. Non devono fumare, non devono bere e soprattutto non devono andare con le donne. Ah, è per questo che siete tutti... Ah, perché secondo te io sarei... Ma io ti faccio un culo no, come... No, scherzavo, non ti arrabbiare. Adesso che sei riuscito a litigare con Ornella, con chi pensi di ballare? Con lei. Con quel piombo? Oh, attenta a come parli di mia sorella, per piacere. Oh, e dopo vedrai. Me fai pure. La scuola è aperta a tutti. Non sarò certo io a impedirtelo. Vieni, Marina, proviamo. Mi raccomando, non mi far brutta figura. Tieniti stretta a me e prendi lo slancio al tempo giusto. Ok. Bene. Guarda che io ti stronzo la carriera e ti metto in cassa integrazione. E noi ti occupavamo la palestra. Io vorrei sapere perché tu ce l'hai sempre con me. Io non ce l'ho con te, ce l'ho con chi è buffone, con chi vuol fare di testa sua. Senti, se ho capito bene, non sono gradito qua. Spero che non ti pesi la solitudine. Ragazzi, andiamo. Su, muoviamoci. Accidenti, che figura di merda. Provare. Rodolfo, aspettaci! Begli amici, sì, ruffiani. Tradire un amico per quattro soldi e vi danno nelle balere. E saranno quattro soldi, ma ci fanno comodo. E dai, aspetta, Rodolfo! Rodolfo! E adesso? Altra figura di merda, accidenti. Puttanaccia, miseria.
a mettere la benzina a mezzi litri, poi ci vuole benzina di gomiti. Ma quando finisce sta vita caccolosa? Tu almeno due soldi ci dovresti avere. Ma quali soldi? I miei non mi danno una lira, pensano solo a litigare quei due. Io non vedo nessun benzinaio, sono stufa e mi fa male la caviglia. Il falso banditi rapinato diligenza e ucciso cavalli. You understand, baby? What? Excuse me? Tu non capisci americano. Basta, basta, capolinea, ragazzi. Come stai, piede? Male. Salve, straniero. Come va Kansas City? E Kansas City tre banche. Tre bottiglie di whisky, tre trombetti. Lo chiamavano Trinità. Credo che sei ben rifornito. Oh, sei stile American rapina. I disgraziati hanno tentato di reagire a una piscina piena di sangue. Whisky, sigarette, pasticchine, contro la noia. Sei gagliardo, Ringo. Ti avverto, ragazzo, non chiamarmi Ringo. Mi ricorda la carne montana, che fa rima con chiappe di puttana. Beh, e adesso cosa facciamo? No, no, sentite, andiamo a casa, io ho male alla caviglia. Ah, raga, ma io volevo andare a ballare. Oh, no, let's go to the beach. C'è un uomo solo che può portarvi oltre le colline nella vostra valle. Quell'uomo sono io. Alto là, fermi tutti o sparo. Oh, Arondine, ma che stai sempre sul sentiero di guerra? Ah, siete voi. Bene, bene. Vedrai che questo scemo un giorno o l'altro ci impallina. Che c'è, Rondinella? Un altro furto, per caso? Se becco quel figlio di puttana, giuro che lo faccio fuori. Conosce i miei spostamenti meglio di me. Ma che tira di volta il cervello, Rondinella? Di volta il cervello. Sì, sì. Prima è entrato in una tabaccheria e ha fatto fuori 30 stecche di sigarette. Da lì è passato in un bar e ha fatto fuori 2 cassette di whisky. Giuro che se lo becco, lo stendo secco. Parola mia. Beh, buonanotte, Rondinella, eh? Buonanotte. Andiamo, ragazzi? All right, ciao. Ciao, le mani. Let's go. Let's go. Andiamo? Ok, ragazzi, è l'ora di partire. Tra poco il sole brillerà in alto. Let's go! Ai, mi fa tanto male la caviglia. Dove? Dove ti fa male? Mi fa male qui. Qui? Qui. E mangi giù le mani da me, così impari a farti mettere le mani con le cose. Ma da come parli a tua sorella? Questa è come la taverna dei sette peccati, come quel casino di Cincinnati. Vieni a ballare. E certo, bellissimo. Da fare per te stasera. Perché? Che c'è? Ci sono i rosicori fascisti. Io non vedo nessuno. Ancora lì stai? Sono questioni sentimentali. Andiamo. Oh,
come? Mezzogiorno e sei ancora qui? Perché? Dove dovrei essere? Dovresti essere in giro dall'alba a cercare lavoro. Senti, mamma, una cosa importante. Che cosa? Ma a te, questo qui, ti piace tanto? Oh, boh, sembrerebbe un bravo ragazzo dalla faccia. Io ballo meglio di lui, ma sono più scarso di culo. Sei matto, sei. Ma che ballare, un ti mettere grilli per il capo. Tu fai come mio povero marito, che voleva fare il portiere della Fiorentina, sicuro? E gli è finito a fare il portiere, ma al cimitero di Poggi Bonzi. Lo finiscono tutti gli stronzi. Oh, brutta retico, ti brucerà l'inferno tutte ste parolacce. Ma insomma è giovane, ha diritto a divertirsi anche lui, eh. Non è tempo di divertimenti questo. Oh, ma te a tuo tempo te ti sei divertita e come? Pensa un po' te. A momento, momento, prima vada tuo zio a chiedergli di riassumerti la deretta, altrimenti qui non ci rimetti più piede, capito? No, io fra topi non ci torno, non ci torno, non ci torno. Sì. Dopo, no? È un po' da tempo che non trovo più una ragazza che mi ci sta. E per forza, puzzi di topo a 25 km di distanza. Ciao, Rodolfo. Ciao, Donato. Ciao, Donato. Ho avuto un'idea formidabile. Ti ho trovato la ballerina per i tuoi concorsi. Davvero? E chi è? La mia mamma. Ma sta sempre a scherzare. Ma come? Ha vinto una gara di rock and roll alcuni anni fa. Ma quant'anni c'ha la tua mamma? Se li porta bene. Sai, adesso mio padre non c'è, sta sola. Si divaga un po'. Sì, o polvere o veleni, non c'è verso di uscirne fuori, come dice la mia zia. Dai, e te preoccupa, la ballerina te la faccio io. Classica. Tu sei bellino, eh? Salve. Salve ragazzi, buongiorno. Salve. Come va? Ciao Rodolfo. Ciao. Io spero che quello che c'è stato fra di noi sia acqua passata. Qui l'affare si ingrossa. Io non m'occupo solo di fantasy rock. M'occupo anche di gare. Tu hai talento, ma vedi, il giovane d'oggi ha avuto troppa libertà. E nella libertà non ha trovato un cazzo. Allora gli ci vuole l'organizzazione. E l'organizzazione chi ce l'ha? L'organizzazione ce l'ha il Cico Molinari. Il sottoscritto. Mi segui? Voi giovani d'oggi non avete l'esibizionismo. Quello giusto, dico. Sì, sì, va bene. E adesso arriviamo al sodo. Io domenica prossima ti faccio concorrere per una ditta di mobili di Vigevano, con la quale ho parlato poco fa e che è disposta a sponsorizzarti. E io che devo fare? Niente. Te vinci e loro ti danno 400.000 lire, da dividere con la tua partner. Va bene, ci sto. Però non c'ho la partner. Per questo non ti preoccupare, ci penso io. Ce l'ho io la ragazza per te. Su, girate, girate! Avanti, girate! Girate, dategli dentro! Su, questo è il momento, dategli dentro! Non lo sentite che è il momento, avanti! Forza, forza! Girate, girate! Su, girate, girate! Avanti, girate! Ah, buonasera! Oh, ciao Rodolfo! Ma queste fanno il fantasy rock? Io voglio fare il rock acrobatico. Ma te hai qualche preferenza per qualche pezzo particolare? No, no. Non ci ballo. Ah, se sapevo che era lei non ci venivo neanche se mi pagavano. Ma si può sapere cosa cavolo state non dicendo? Non c'è niente da sapere, lui è un deficiente, traditore e puttaniere. Ah, ne manca ancora una. E un gran porco. Ecco, ora ci sono tutte. Ma ancora ce l'avete con quella bischerata del giorno dell'intervista? Una bischerata? Ma non vi vergognate? Oh, via Ornella, non te la prendo. Poi guarda, anche come dice l'antico proverbio, bacio non lascia buco. Ma se lasciasse buco sarebbe un formaggio groviera. E allora te con quel biondo là saresti diventata un colapasta. Andiamo su, fate la pace. È anche interesse vostro. Poi, state così bene insieme voi due. Oh, guardate, qui ci vogliono le idee chiare, eh? Ve lo dovete mettere bene in testa. Se voi volete fare strada,
Dovete ballare insieme! Ah, io potrò diventare anche campione del mondo, ma mai con una stronza simile. E io, piuttosto che ballare con te, mi butto dalla finestra. Ah, dice così perché abita a Pianterreno. Ma tantissimo. Dunque, tu saresti il famoso Rodolfo, l'amico di Donato? Beh, sì. Sì, signora. Signora? Oh, Dio mio, come mi fai sentire vecchia. Senti, mi può chiamare Annalisa, il tuo amico, vero? Me ne hai parlato così tanto che mi sembra di conoscerlo già. Sì, certo. Volete bere qualcosa? Non so, un martini, un... Ah, no, non bevo quando faccio gli allenamenti, grazie. Faccio un caffè, allora. No, no, non bevo caffè, non mi fa tanto bene. Neanche un caffè? No. Beh, fa niente. Allora, voi davvero ballate il rock and roll come tanti anni fa? Beh, oddio, mica tanti anni, poi non esageriamo, vero? A lei sarebbe stata una ballerina? Beh, non proprio. Ho vinto una gara di rock and roll, ma la mia specialità era il samba. Io direi di cominciare, che ne dite? Va bene, sono pronta. Vieni. Scusate, facciamo un po' di spazio. Tiriamo questa roba un po' in là. Sì. Ecco. Vai. Dunque, vediamo un po'. Vediamo... Rodolfo, prendi questo. E questo. È tanto che non vado. Ehi, calma, calma. Va bene, eh? Si è fatta male? No. Mi gira un po' la testa. Ma no, capite, perché il rock and roll non era il mio forte. Io ero molto più portata per i balli latini, per il mambo, il samba. Aspettate che vi faccio vedere, aspettate un minuto. Dunque, dove ho messo? Per Ex Prado? Oh. Ma chi lo sa dove andare? Eccolo qua. Senti, mamma, adesso noi dobbiamo andare. Ma perché dovete proprio... Beh, sì. Va bene. Ciao, Donato. Grazie. Grazie a lei. Tu mi avevi detto che sapeva ballare, eh? Ballare sapeva ballare. Sì, si vede che una volta si accontentavano. Allora, ragazzi, riflettete bene prima di parlare, poiché la vostra risposta sarà quella definitiva. Qui si tratta di sputare in testa a quasi 500.000. Ve la sentite? Ah, io non dico niente, deve essere lei la prima a parlare. Se dice ci sto, va bene anche per me. Non mi incanti, sai, è lui che lo deve dire. Insomma, voi due mi avete belle rotto i coglioni. Vi do 3 secondi per rispondere. 1, 2 e 3. Va bene, ci sto. Va bene anche per me. E adesso fatemi vedere cosa siete capaci di fare. A sweet girl, sweet girl.
Telemare Monti, non si vede nulla, non si riesce mai a vedere nulla. Aspetta, vai, vai. Lascia fare a me. Ma no, si vedeva prima un pochino. Bisogna andare piano con la manopola, piano, piano. E quando arriva l'immagine bisogna che non la si perda. La merda? Oi, che c'entra la merda? Zitta, nonna. Eccoli, eccoli. È lui. Ma chi è lui? È Bernacca. La cacca? Ma con questa televisione gli è un gran troiaio. E adesso, signore e signori, le tre coppie finaliste dei campionati fiorentini di rock and roll 1978. Ecco qui Giancarlo e Minuccio. Giancarlo, Giancarlo, un applauso. Giancarlo, Giancarlo, Giancarlo. Rodolfo Mantelli, Ornella Piccica del Lino di Rock. Eccolo, oh, eccolo, è lui, è lui. Benissimo, un applauso per Giancarlo. Di Rock 1978, la coppia Rodolfo Mantelli e Ornella Piccica. Applausi! Applausi! Applausi per questa coppia fenomenale! C'è Rodolfo? Scusa. Hai visto il fratello in gamba, eh? Salve! Sei stato fantastico, ma veramente bravo! Bravo, bravo! Sai che è la prima volta che vengo in questo posto? Volevo vederti. Eccomi qua, Rick, non vedi sto scemo? Ho dovuto stare cacciato, come va? Ho sforzato la voce e l'ho persa. Va bene qui, Hai e fatto fortuna, Che quando cantavi te sembrava di accendere un grammofono a tutto volume. Ricci ragazza, accomodati, raccontami un po', come va? Andiamo. Ho anche tentato il numero dello sfociato e non è andata bene. Ma adesso sono qua, sai. Certo, così non è che... Ha visto qua? Ho organizzato tutto io. Come si dice, fedele nei secoli. Qua ho tutto in mano io. Ecco, appunto questo volevo chiedere. Adesso che tu puoi, io ora faccio il numero del tip-tap, no? Quando c'è la televisione, se ti riesci di ficcarmi dentro... Sì, sì, vengo. Ecco, c'è la possibilità, no? Via, in orbita! E quando c'è la televisione... Qui, sì, sì, vengo su. Si ricomincia, no? Si ricomincia da capo, tutti insieme. Ecco, bene, Ricky, senza impegno. Sempre in gamba, Ricky, vai. È una cosa incredibile vederti ballare. Non so, mi porta proprio indietro. Che fantascienza. Annulla tutto. E perché sono i balli miei, vedi? Io ho imparato il rock and roll nel... a Viareggio d'estate. Poi il cha-cha-cha a Cortina d'Ampezzo, era un Natale. E il twist qualche anno dopo a Saint-Tropez. Io invece ho imparato tutto a Sesto. Sei stata veramente brava. Mi scusi, ci sono i miei amici che stanno andando. Senti, Ornella, andiamo a festeggiare insieme? Si va a bere qualcosa, a mangiare? No, io con te non ci mangio e non ci bevo. Ci ballo e basta. Senti, amico, se non ti spiace, la ragazza è già stata invitata da me. Beh, se tu l'hai invitata, io la svito, va bene? Senti, io non mi faccio svitare da nessuno. Che c'è vita ambulante. Va bene, va bene. Tra poco andiamo.
darling, you're fantastic. But stop, stop, please. Guarda, io quando c'ho i pensieri mi devo rilassare. Do you want un pompetto? Allora ci sei già stata in Italia, eh? Ok, ok. Perché stasera basta così. Però forza, dovete darci sotto. Sì, sì. Ok, va bene. Ciao. Ciao. Ciao, Ornella. Ciao. Perché quando ti telefono non ti fai mai trovare? Devo parlarti. Perché non parli con quelle sgallettate con cui ti si vede in giro? Per esempio, con quella bionda trucidona che se la fa con quel mezzo deficiente del tuo amico che fa l'americano. Vedo che non ti sfugge niente di quello che faccio, eh? Comunque è meglio quel mezzo deficiente di Alfredo che quel deficiente intero del biondo che ti sbava addosso e ti viene dietro solamente per portarti a letto. Vedo che neanche a te sfugge niente. Senti, Ornella, basta con questa commedia. Tanto lo sai, il tuo uomo sono io. E non posso essere altro che io. Hai ragione. Del resto tutte le ragazze ti cascano ai piedi come matte. E come potrei resisterti io? Ma dai, lo sai che quelle là non contano niente per me. La mia ragazza sei tu. E Sonia? Ma quella non è niente per me, è solo un chicco di riso. Ah, e la farmacista di Fiesole? Anche quella un chicco di riso. E la bionda? Beh... Anche lei è un chicco di riso. È certo che tu hai fatto proprio un bel risotto. Forza ragazzi, siamo alla porta Cosassi. Oh, Rodolfo dov'è? È là. Oh Rodolfo, affari buoni. C'è una nuova sponsorizzazione per te. Ma sponsorizzati il culo. Ecco i giovani d'oggi. Gioventù bruciata. Non è tempo di minestrine calde questo. Mi ci vorrebbero delle belle bistecche. Questo è quel che passa in convento. E ci abbiamo i pensieri stasera, eh? Eh già, ce l'abbiamo tutti. Oh, guarda, che ha telefonato tuo zio oggi. Là dove siete andati a mettere il veleno nuovo. Ma ci siamo andati, sì o no? Ma non avete messo l'additivo e tu sai che quelli si fanno subito gli anticorpi. Ma avete rovinato la cena se c'era qualcosa da rovinare. E non parlate di topi quando si mangia. Insomma, potevi almeno aspettare che avesse finito. Rodolfo! Per questi quattro giorni da serpente. Rodolfo, mi fai venire con te? No, stasera non posso. Però quando ti fa comodo mi porti, eh? No, guarda, stasera non posso. C'ho voglia di prendermi una gran sbronza. E non di sempre le parolacce alla tua sorella. You wake up in the morning, you hear that work bell ring, and they march you to the table. You see the same old thing. Ain't no food upon the table. Ain't no poke out there in that pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Ok ragazzi, va bene, ok, ok.
Alle prossime gare bisogna fare bella figura. Finora abbiamo giocato in casa, ma a Modena, al Picchio Rosso, si comincerà a parlare anche di squadra italiana. E chi dà i punti sono io. Donato? Mi raccomando a quella figura che fai. La mela, più forza, più nervi. Ciao, mamma. Sono venuta a prenderti. Va bene. Ricordatevi che nelle... Senti, finire con la stessa... quel tuo amico simpatico, come si chiama, Rodolfo? C'è? Sei venuta a prendere me, cosa ti importa di Rodolfo? Ma niente, così, per salutarlo. Ragazzi, io vado, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Buongiorno, e anche Rodolfo. Voi, più forza, coordinamento, buongiorno, coesione. Buongiorno, signora. Ornella, Ornella, senti. Questo me l'hai fatto venire te con quella doccia fredda. Oh, povero cocco, quanto mi dispiace. L'ho fatto per calmarti un po' i bollori. Tu dici che ci sai fare tanto con le donne. Ma a me, per esempio, non mi hai mai portato un fiore, mai. Lo sai che a una donna piace ricevere dei fiori e piace anche essere corteggiata. Non te l'ha mai detto la mamma? Ma io te ne porto un barroccio di fiori, non te l'ha mai detto la mamma. Ehi, oggi non sei mica andato molto bene. Lo so che quando viene il momento ti impegni, ma io ho bisogno di sapere a che punto sei per insegnarti nuovi passi, perché quelli che sai non bastano mica. Sì, va bene, ho capito. Senti, vorrei sapere cosa stiamo aspettando. Se sei venuta a prendermi, andiamo, no? Andiamo, andiamo. Però vorrei che tu avessi sempre la stessa fretta per tornare a casa. Non studi mai. Se non fossi venuta io, quando mai tornavi? Quant'è? 3.000. Belli, eh? Ciao, come sono andati gli allenamenti? Ciao, bene. Rodolfo. Rose rosse, passione. Sono per me? Beh, sì. Grazie. Vuoi un passaggio? Va bene. Ta 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 ta. Prova, 2, 3. Prova. Za 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 za. Prova, 1, 2, 3. Prova. Mi. Va bene? Signore e signori, il vostro Cicco Molinari è qui per presentarvi la gara di rock and roll. Si dice che sia scoppiata una nuova epidemia, la travoltite! Io vorrei investire un po' di soldi per farmi un po' di pubblicità. Lei deve stare tranquillo, qui c'è il pane suo. Ma lei pensa che ci siano delle coppie valide sulle quali si può puntare? Ma sì, le ho detto di sì, sono tutti bravi. Non darti tante arie, siamo tutti uguali. Calma, calma. E possiamo anche attestare che i nostri ballerini sono i più bravi di tutti! Sentite, ragazzi. Sì. Allora, se voi riuscite ad arrivare fra i primi tre, io vi do 200.000 lire a testa. Adesso basta con le chiacchiere. Passo senza ulteriori indugi la parola al nostro presentatore, Eddie Bosisio! Grazie, Cicco, grazie, grazie. Salve, ragazzi, siamo al Picchio Rosso per il 5° campionato regionale di rock and roll. Un rock acrobatico e senza rete. Forza, ragazzi, stasera è dura, eh? Ce ne sono di quelli bravi, sì. E poi gli udici sono anche un po' rognosi. Sì, ma voi non fate le facce da funerale, eh? E che vuol dire? Forza, su con la vita, animo, su. Animo. No, si sta a vedere, andiamo. Oh. Sono stato anche dal dottore. Ha detto che sono innamorato di una persona stronza. L'ho sempre detto io che sei un vanesio innamorato di te stesso. Via, finitela, su, e che vuol dire? Forza, sempre in gamba, ragazzi, eh? Ehi, Cicco, sono sempre qua, sempre in campana, eh? Bravo, sta sempre in campa. Potrebbe stampare una foto acrobatica della coppia vincitrice e metterci sopra lo slogan della balera. E quanto? Ma 500 lire a maglietta, per 10.000 magliette c'è un guadagno netto del 350%. Attenzione però a inquadrarli bene con lo sfruttamento delle immagini. Non vorrei che si montassero troppo la testa. Bisogna calmierare finché siamo in tempo. A calmierare ci penso io, sta tranquillo. E tu che notizie mi porti? Ho appena parlato con un tizio della TV 62. Entra adesso in pista la coppia composta da Graziano Becchetti e Mary Vilarti di Livorno. E quella composta da Filo Bucarelli e Sonia Carrano di Prato. Coppia in figura, ballo di gara. To the web, but she's the girl that I love. And to the food, oh,
Salve, come va? Salve. Oh, me li hai trattati bene. Benissimo. Guarda, guarda, il nostro avventuriero. Come va, eh? Accidenti, ne hai fatta di fortuna, eh? Fenomenale, fenomenale. Prego la giuria a votare. Abbiamo il piacere di presentarvi Giancarlo Sernissi e Minuccia Ferrante, coppia numero 6. E la coppia numero 5, Massimo Gabrieli e Mariuccia Tobino. Accidenti, ma hai visto che hanno fatto? È stupendo. Coraggio. Che ci hanno fregato. Superstar. Bicica di Firenze e Giancarlo Grottelli e Maria Pia di Grosseto. Coppia in figura, ballo di gara. Balla così bene anche a letto? No, non do informazioni di questo genere. Ecco, lo sento, vincerà anche questa volta, non c'è dubbio. Non mi posso sbagliare, sono tanto belli insieme. La giuria mi passi i nomi dei vincitori di questi campionati regionali di rock and roll. Ecco qua il bigliettino, vediamo un po' chi ha vinto.
ha vinto la coppia composta da Giancarlo Sernissi e Minuccia Ferrante. Non ero concentrata questa volta. No, Ornella, non te la prendere. Te sei stata bravissima. Sono stato io che non mi sono allenata abbastanza. Comunque, va tranquilla, che la prossima volta il primo posto non ce lo toglie nessuno. Ma quale prossima volta? Non so nemmeno se ci sarà una prossima volta. Ornella, ti devo parlare. Ornella! Non ti preoccupare, Rodolfo. Il secondo posto fa sempre più simpatia. E c'ha ragione. Ti volevo parlare di una cosa, che oltretutto va anche contro i miei interessi. Perché non smetti di sculettare in mezzo a tutti quei pupazzi? Eh? E non ti decidi a stare seriamente con me? Non ti va la cosa? Senti, adesso portami a casa, eh? Come vuoi. Se ti giri a guardare la macchina del tuo amico, sei già fermata da un pezzo. Ma un'altra volta. Ma che cacchio c'hai? Si può sapere? Donna la miseria. Affanculo, accidente a te. Che diavolo ti succede, bagnarola di merda? Ti devo buttare così imparo a fare gli inseguimenti con questo catorcio. Ma che t'è preso ora? Che vuoi da me, eh? Rodolfo, dai, via con noi. Lo straniero ci appena in una cosa tutta americana, alla fine del mondo. Vieni, tanto il furgoncino non te lo ruba nessuno, all'antifurto. Non importa assai il furgoncino. Dai, andiamo. C'è qualcosa di più che mi interessa. Ed era quella che dovevo mettere all'antifurto. Cavallo azzoppato. Brutto affare. Così non soffrirai più. Qui dentro c'è tanta di quella roba da far perdere la testa. Ci facciamo la televisione a colori e l'alta fedeltà. Ma sei impazzito? Vogliamo finire tutti in galera? Zitto e guarda. Ho imparato dagli americani io. Oh, noi intanto famo il palo, eh. Io scendo. No, io queste bischerate non le faccio. Fermo, vedrai che andrà tutto liscio come l'olio. Alfredo c'ha una tecnica infallibile. Il dispositivo d'allarme funziona solo sulle vetrine. Basta alzare la saracinesca e il gioco è fatto. T'ho beccato finalmente, figlio di puttana. Se ti muovi, t'ammazzo, pezzo di merda. Oh, ha imparato pure questo da americani. Sta fermo, sparo! Fermo, fermo, non mi riconosci? Sì, ti riconosco. Se ti muovi, t'ammazzo, stronzo. Fermo! Fermo, t'ammazzo! Ho fatto! Fermo, t'ammazzo! Sono altro! T'ammazzo, t'ammazzo, t'ammazzo! Questo coglione m'ha fregato. Scappa, Rodolfo, va via. Io te nemmeno ti conosco, hai capito? E se questo parla lo strozzo. Ma che c'è? Va via. È inutile finire in galera tutte e due. Lo vuoi capire? Vattene. Vattene! No, no, così non va, non mi piace, non mi piace. No, va bene così, lo sai fare. No, guarda, te, questo passo non me lo vuoi spiegare a me. Ma te l'ho spiegato mille volte, lo fai giusto. No. Va bene. Questa volta ce la stai mettendo proprio tutta. Non mi è andata giù di perdere quella gara.
Senti, Ornella, io ti devo ringraziare per quella cosa. Non capisco di che parli. Ma sì, dai, lo sai benissimo. Se non era per te, tuo fratello m'avrebbe fatto... m'avrebbe denunciato. No, guarda, io non c'entro niente. Comunque hai rischiato grosso. Tu ne sai qualcosa di Alfredo? Mi risulta che sta messo molto male. E credo che anche mio fratello passerà dei grossi guai. Ma speriamo bene. Senti, Ornella, perché non andiamo a mangiare una pizza come facevamo una volta? No, Rodolfo, io non so se siamo fatti l'uno per l'altra. Ah, ti sei sistemata allora. Il biondo non è come pensi tu, è una brava persona. E poi mi ha proposto di sposarlo. Ah, il solito trucco del matrimonio. C'è ancora qualcuno che ci prova e gli va bene. Rodolfo al telefono! Arrivo subito! Scusa un momento. Pronto? Ah, è lei, signora Annalisa. No, Donato è già andato via. No, non si disturbi, prendo l'autobus. Ciao. Ciao. No, non dicevo lei, aspetta, aspetta. Come diceva? No, no, non mi dispiace, no. Ma no, non si disturbi, lasci stare. Non importa. Ornella, Ornella, dove vai? Come diceva? No, non si sente bene, sai, il telefono. Ah, sì, 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 i campionati. Oh, Molinari, vieni, vieni avanti. Cosa fai qui a Forlì, eh? Affari, caro mio, affari. O cos'è quel passo lì? Bello, è nuovo? Vedi un po', chi deve vincere questa volta? Caro Farnetti, quest'anno ci sono degli interessi grossi che ruotano intorno a queste gare. Ci sarebbero degli interessi precisi. Ci si potrebbe mettere d'accordo, eh? Vedi, io il mio lavoro ce l'ho. Bah, l'infermiere. Ecco, bravo, ci hai proprio indovinato. Bravo, proprio l'infermiere. Perché, vede, noi valiamo perché ci piace valare. E non per il denaro. E le tue combinazioni non ci possono interessare. Caro Farnetti, tu fa male, perché quest'anno tu c'hai un osso duro davanti. È meglio per me, no? No, no, io facevo per venirti incontro, non è che... Oh. Caro Molinari, ti saluto. Ci vediamo ai campionati italiani, eh? Allora, ragazzi, mi raccomando, se vi fanno delle domande, voi non sapete nulla. Silenzio. Ci penso io a rispondere. Scusate, ma la pubblicità è una cosa delicata, eh? Comunque, ecco qua, firmato e bollato. Manca solo la vostra firma. No, lei no, mi dispiace, solo di... Ma io sono il procuratore. Solo di diretti interessati, mi dispiace. Ma io so tre lingue. Non è mica possibile, devono firmare i ragazzi. Prima la signorina. Ecco qui. Un'altra qua. Ma allora, quando arriva il cantante? Che ne so, doveva essere già qui. Di solito arriva sempre in orario. Ma ci sono quelli della televisione che sono sempre puntualissimi. Senti, vedi tu di raccontare qualche cosa a questa gente. Tanto qualcosa a dirlo trovi. D'accordo. No? Io torno su. D'accordo. Vai. Ma guarda se gli è possibile in questo momento. Ma volete guarda... cominciare? È tutto pronto? Ma sì, no? Un momento, va. Ma sempre solito. Oh, Bob è venuto? No, non l'ho visto. Forza ragazzi, almeno voi siete pronti. Se no qui stasera ci fanno un culo con un paiolo. Andiamo, forza ragazzi, in forma, eh. Forza, mi raccomando, Cico! Su. Forza, Cico! Cico! Corri, ho che siete, senti, andiamo, vedi. Lo sai, t'ho cercato dappertutto. A me? Sì, ho tutto rimesso. C'è un affare per te fenomenale. Senti, senti, Ricky. Oh, oh, eh? Te ne butto l'orbita, Ricky. Ma sei sicuro che cercavi di... Come no, il vecchio sì che mi ha scherzato. Siamo no. Belli del rock, no? E ti sta... Ce l'ho pronto. Sì, allora fa l'annuncio subito. Senti, aspetta qui, vedrai. Ce l'avete qualcosa? Un rag e qualche cosa per i tip-tap? Sì, sì, ce l'ho. Mettilo subito, vai. Te lo metto subito, d'accordo. Pronti? Signore e signori, buonasera. E commovente ritorno. Una sorpresa del vostro Cico Molinari. Un grande amico, un grande artista. Ecco a voi Ricky La Monaca. Dai Ricky, sempre in gamba. Siamo quelli del rock. Ricky, ricordalo.
Oh, falla bene. E c'è? Guarda. Oh, ma quello che sta facendo? Ma per forza, te non arrivavi. Ma no, questo è tempo mio. Ma scusa un momento, Ricky. Volevo dirti che balli bene. No, no, ma veramente, anzi, ti volevo chiedere, com'è quel passo che facevi prima? Sai, quello così... Qual? Ah, questo qui. Sì, sì, questo. Ganza, accidenti. Veramente, non lo fa nessuno. Purtroppo questa era la mia ultima chance. Ormai. Ma come? Sei forte, invece. Auguri. Signore e signori, avete ascoltato il meraviglioso Bobby Mustang, un grande amico, un grande artista. Ma eccoci alla vera ragione per la quale siamo venuti in questo splendido locale. Ecco che prende il via la gara nazionale di rock and roll. Ed ecco che entra in pista la coppia numero 9. Franco Agnoletti e Loredana Mantovani, Milano. E la coppia numero 35, Giovanni Filippi e Anna Rossi, Bari. Wow! She's got big, big eyes, boy. She's my little girl. She's got big, big feet, boy. She's my little girl. She's so sweet and fine, boy. I said she's my little, little girl. She's got big, big feet, boy. She's my little girl. I said feet, 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 boy. She's my little girl. She's so sweet and fine. Giancarlo Grottelli e Maria Pia Todisca. E la coppia formata da Pino Gangi e Patrizia Cioffini. Forza Gigi, vai con la musica. Forza, c'ho un mal di stomaco. Ma come ti sembrano questi? Ah, questi sono bravi, proprio bravi. Ma che bravi e bravi. She's got big eyes, boy. She's my little girl. She's got big, big feet, boy. She's my little girl. She's so fine and sweet, boy. She's my little, little girl. She's got big, big feet, boy. She's so sweet and fine, boy. She's my little, little girl. E ora si prega la giuria a votare. Ed ecco a voi Giancarlo e Minuccia, Pistoia. E da Forlì, Maurizio e Rosi. Baby, 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 baby. Don't you know my love? My soul. Baby, 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 baby. I don't you know my love is true. Honey, 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 honey. Get up on for that money. Kiss, 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 kiss. My soul. Baby, 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 baby. And don't you know my love for you. Honey, 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 honey. Get up on for that money. Love, 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 love. My soul. E anche più che in gamba. Ma noi possiamo farcela. Basta che torniamo a essere quelli di prima. Manda all'inferno il biondo e vedrai. E va bene, Rodolfo, d'accordo, ricominciamo. Ma anche tu chiudi bottega e senza forniture a domicilio, eh? Te lo giuro. Oh,
di Rodolfo Banchelli e Ornella Biccica di Firenze e Antonio Cannata e Concetta Bagnoli di Napoli. Offre figura, ballo di gara, via! Baby, 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 baby. Mi sa che ci hanno fregato, vanno troppo forte. Signore e signori, è un momento molto delicato. Rimangono a disputarsi il primo, il secondo e il terzo posto del campionato italiano le coppie di Forlì. Firenze e Pistoia. La giuria ci dice che le tre coppie si confronteranno in una gara di sincronismo, lo slalom parallelo del rock and roll. Evviva Luigino! Bravo Luigino! Mamma, Luigino gli era suo marito. Tuo nipote si chiama Rodolfo, ha vinto il campionato di rock and roll. Che gli danno il premio? Quattrini? Ha vinto la coppa. Come? La coppa! Era meglio un prosciutto, va. Bravo! Salute! Grazie! Ancora un salve a Nunda, quest'anno è troppo piccina. Chissà come la sarà grossa quando si vincerà campionati del mondo. Senti, vammi a chiamare Ornella che le voglio parlare. Quello del formaggio.
Ballerete con la pubblicità del formaggio a boccia, quello che fa la goccia! Io sento già puzza di formaggio. Sì, va bene, ma i soldi non funzionano mica. Ornella, c'è il biondo che ti vuole parlare. Ah, sì, devo dirgli qualcosa anch'io, scusatemi. Io e te, Rodolfo, poi abbiamo un conto in sospeso. Che lo vuoi regolare subito? Non c'è fretta, non mancherà. Ah, questa è una canzone mia, me la devi concedere. Volentieri. Che emozione! Sto ballando con il campione italiano. Senti, Ornella, la tua decisione è proprio irrevocabile. Sì. Speriamo che sia quella giusta. Speriamo. Allora un brindisi alla nuova campionessa. Grazie. E alla futura sposa. Che bella la pista vuota. La fine di una serata. A te che ti fa pensare? Ah, io sono stanchissimo. Anche se mi pare che Rodolfo non abbia per servizio di farsi corteggiare. Quella è la mamma di Donato. E secondo te viene qui solo per accompagnare il figlio? Sai che sei proprio bello quando balli. C'hai stasera che mi continua a pestare i piedi? Scusa, non l'ho fatta apposta. Ragazzi, da qui in avanti bisogna parlare in azzurro. I colori della nazionale. Perché noi dell'Italia ci se ne frega tutto l'anno. Ma quando si vede l'azzurro, che sia una squadra di calcio o di ballo, è lo stesso. L'azzurro. L'azzurro è una cosa... È l'azzurro. Senti, Rodolfo, io devo dirti perché ti ho portato qui. Sai, ti ricordi quando sei venuto a casa a ballare il rock? Lo so, è stupido. Ma mi sembrava di essere lì ad aspettare un ragazzo che avevo tanto tempo fa. È con lui che sono venuta qui la prima volta. Somigliava a James Dean. Lo sai chi era James Dean? Ah, come no? Il cantante. Beh, i suoi film non l'ho visti, però ho visto tutti quelli di Fred Astaire. No, lui veramente faceva l'attore. La luna. Blue Moon. Presley ha fatto una Blue Moon stupenda. La conosci? No, io di Presley conosco solamente il rock. Lo sai che Jerry Rubin ha scritto che è cominciato tutto con Presley. Presley ha ucciso Eisenhower, insomma si fa per dire, l'America di Eisenhower. Eisenhower era il presidente degli Stati Uniti. Ma Blue Moon proprio non la conosci. Ma com'è possibile? È una canzone stupenda, famosissima. No, mi dispiace, non la conosco. Ma cos'ha da ridere? Cos'ha? Cosa fai fuori a quest'ora? Ti stavo aspettando. Grazie. Anche papà ti sta aspettando. Arrivederci, Rodolfo. Buonanotte, signore. Quando si accompagna una signora a casa, le si chiude la portiera. Ma che c'ha da ridere? Certo che sei un bel tipo te. E tu allora? Ma io non ho mai visto uno geloso così della sua mamma. E tu di tua sorella? Ma dai, noi non abbiamo fatto niente, siamo solo andati a mangiare. Pensa che cosa sta succedendo lì sopra. L'ho detto a mio padre. No, no, vedi, devi stendere le braccia, così. E
Sì, capito? Sì, ho capito. Riproviamo, No, Rodolfo, adesso non abbiamo tempo. Ciao! Ciao, Rodolfo! Va bene, ciao! A domani! Allora, dopo! Sei gagliardo. Senti, Donato, ti volevo domandare una cosa. Ti volevo domandare di tua madre. Certo che Rodolfo è sempre lo stesso, Tutto bene, anzi, la prossima volta che mio padre parte hanno deciso di partire insieme. Beh, io ero preoccupato per questo. Ma non capisco proprio com'è che Donato fa il ruffiano alla sua mamma. Io Rodolfo non lo voglio più vedere. Donato, hanno fatto storie? Perché non avevi la ricetta, voglio dire. Ma un po'. Oh, ti ringrazio di esserci andato tu, sai. Ma non avevi detto che non ti servivano. Mi dà un fastidio, sembrerebbe che uno ci debba fare chissà che cosa. Non avevi detto che non ti servivano più pasticche e sonniferi? Sì, ma per sicurezza. Non sei contenta di partire con papà? Dicevi che ti lasciava sempre sola. Sì, sono contenta. Mi dispiace che tu non mi abbia conosciuta da ragazza. Ero proprio una bella ragazza, sai, piena di vita. Ero sempre la più corteggiata. È strano che tutti i miei amici siano scomparsi così, svaniti. Lettera d'amore? Allora vanno le richieste di matrimonio. Qui ci sono le richieste di soldi. Le richieste di matrimonio sono là. Pronto? Ah, Donato, sei te. Ciao. Com'è? Che fai? Piangi? Tua madre? Salvata per miracolo. Sì. Oddio, mi dispiace. Mi dispiace. Ma insomma, dico io. Ma sarà possibile? Proprio alla vigilia dei campionati del mondo tu ti metti a far capricci. Ma che sei matto? Certo, Rodolfo, a pensarci bene, mi pare che... Mi pare che cosa? Io ne ho già abbastanza di tutto quello che sta succedendo. Sono rovinato io. Lo vuoi capire o no che sono rovinato? Ci sono contratti, la pubblicità e tutto il resto. Ma perché fai così? Perché? Ma perché uno a un certo punto si accorge che è tutta una gran stronzata. Noi si balla, ma il fratello d'Ornella ha sparato a uno che ora è paralizzato. Io penso solo al rock and roll. La signora Annalisa, poveretta, ha tentato di suicidarsi. Quella stupida dell'Ornella si ingelosisce e non si fa più vedere. Io, vedi, mi son belle rotti i coglioni. A questo punto che cosa faccio? Ma me ne vuoi via anch'io. Tu non vai da nessuna parte. Il tuo dovere è quello di ballare e ballerai. In questa baracca ci sono anche i miei soldi. Soldi, soldi, soldi. Con i soldi non si può mica comprare tutto. Gli uomini, ad esempio, non sono in vendita. Io non mi faccio comprare. Senti, ragioniamo da adulti. Il tuo problema in questo momento è Ornella. Bene, a me interessa poco, a te tanto. Te la lascio. Ma vaffanculo. Ma scusa, ragioniamo. T'ha detto ragioniamo. Questo ragazzo è come in mare a Viareggio. Un giorno de brutto e un giorno de peggio. Senta, che ci vuole il permesso per entrare? No, qui al permesso ce l'ho solo per sortire. In nome del popolo italiano, visti gli articoli 371 e 373, condanniamo Settimini Alfredo ad anni 3 e 2 mesi di reclusione, poiché è ritenuto responsabile dei reati ascritti. La seduta è tolta. Correremo in appello. Beh, come ti va? Beh, insomma, non tanto bene. E tu? Non potrò più camminare, meglio così. Sai, ho letto su una rivista medica americana che... Viso pallido a grande cuore, ma lingua biforcuta. Tu ci vai ai mondiali di ballo, Rodolfo? No. No, perché? Perché sono successe un sacco di cose. E poi Ornella non si... Cerca di rintracciarla. A tutti i costi ci devi andare, devi vincere. Così almeno uno di noi esce da questa merda. Fallo per me, Rodolfo. Ma tu quando esci? Quando voglio. Adesso basta, Rondinella! Mettiti a rubare, per l'amor di Dio! Sparare è una gran cazzata! Aspetta, dove trovo Ornella? Ma cosa vuoi? Anch'io ho delle preoccupazioni. Lo sai che vado pure io sotto processo per colpa vostra, lo sai? Ma dimmi dove è Ornella. Tu sei il fratello, t'avrà pure detto dove andava. Va bene.
Andava oggi da una nostra zia a Signa, prende il pullman delle 12. Ma volete capire che devo andare a Signa? È già 3 ore che sono qui ad aspettare. Capisco. Ci sono anche persone che devono andare a Prato, all'Incisa, a Pontassieve. E c'è poco da fare, siamo in sciopero. Ma lo sciopero è finito da stanotte. Sì, è vero, ma siccome stanotte ce n'è un altro, noi si è fatti il ponte. Ma guarda tu che gente. Ornella. Che vuoi? Volevo dirti una cosa. È l'ora di finirla di fare i ragazzini. E poi nella vita uno a un certo punto si accorge anche di avere una coscienza. Qui mi pare l'abbia ragione questo giovanotto. E poi non eri sempre te che dicevi di non lasciare le cose a metà. Infatti tu con la signora Annalisa sei andato fino in fondo. Qui la ragione la signorina. La mamma di Donato ha tentato di suicidarsi e non è ancora fuori pericolo. Ma io non c'entro niente. E poi non cercava me, cercava, che so, la ragazza che sarà stata una volta. E poi guarda, io ci ho capito poco, però non ci ho fatto niente. Ma allora c'ha ragione lui, Senti, Ornella, anch'io avrei voglia di piantare tutto e andare via. Però c'è Alfredo che mi ha chiesto di fare il campionato del mondo per lui. Te la senti di deluderlo? No, hai ragione. Facciamo ancora in tempo. Ecco ragazzi, io vi ho portato fino a qui. Ravenna, cadde liscio, campionati mondiali. Ora tocca a voi. Gli avversari sono agguerriti. Abbiamo di fronte l'astuto svizzero, il perfido albionese, Inghilterra, l'atletico tedesco e lo spagnolo caliente e gli americani. Gli americani imperialisti, l'impero del rock. Ma se voi avrete fiducia in voi stessi, porca vacca, gli fiaccheremo le reni, come disse il vecchio Stalin. E con questi uomini e con questi mezzi, hopla, America, America, America. Piacere. Molinari, maestro internazionale, International Molinari. Se tu fare vedere a me America Rock, io fare vedere a te Italia Rock, ok? Shut up. Collaboration. Non sanno le lingue. Non sanno le lingue. Collaboration, America Italian Rock Collaboration, eh? Io volere aiutare, se tu fare vedere a me, collaboration, eh? No. Debbie Reynolds. Ginger Rogers. Ragazza, hey, Ginger. Debbie Reynolds. Eccoci all'acqua. A fate bene acciughi c'è da ricevere calci in bocca per forza. Tanto. Oh. Bonjour à tous les bons de le monde, eh? Come va? Qualcuno di voi parlare italiano? No. Voi, signorina, che provenienza, che terra? No, non si sa. Dite il francese? Che nazione? Spagna. Ah, Spagna? Figurinas? Final? Non intendo. E voi, che appartenenza? Come? Da dove? Non capire. Capisco. Speriamo che Dio ce la mandi buona. Benvenuto.
benvenuto a tutti dalla nazione organizzatrice. Proviamo un attimo l'elica. Poggiati bene sulla spalla, sì, va bene. Dai. Running down the street, I said, "Oh, pretty baby, why the great big heat?" She said, "Oh, wow, what a square, don't you dig the scene? Daddy Cool's playing his piano machine." Well, Daddy who? Daddy Cool. Daddy who? Daddy Cool. Daddy Cool. Daddy Cool. Children aren't too fancy, dancing like a hurdle.
got a lot of what they call the moves. Tutte le rappresentanze hanno terminato l'esibizione. Siamo in attesa del responso. Stavo pensando a quante volte in questo periodo ci siamo chiamati senza ottenere risposta. È vero. Ornella. Sì. Ornella. È un nome che mi piace moltissimo. E così siamo giunti al gran finale di questo campionato del mondo di rock and roll. Benissimo, la nostra giuria ha assegnato il titolo di campione del mondo di rock and roll all'Italia. Rodolfo Banchelli e Ornella Biccica. She